Ciao a tutti, come vedete sono rientrato a casa e voglio, perché è un po' che non lo faccio, riparlarvi di una storia, una breve storia tratta da un vecchio topolino, per la precisione dal topolino numero 725 del 19 ottobre 1969. Per la cronaca, io avevo 5 giorni, essendo nato il 14 ottobre del 1969. La copertina, sta copertina con un paperino che tenta di, con un calamita, di rubare i risparmi dei suoi nipotini, quindi qui diciamo un po' siamo lontani dal politicamente corretto, è di Giuseppe Perego. La storia di cui vi parlo si chiama Pippo e la patia volontaria, scritta da Carlo Candy e disegnata da Giorgio Cavazzano e Romano Scarpa. In pratica c'è Pippo, siamo qui, passano i mesi, inizia con lui, cosa che ha una apatia, una non voglia proprio pazzesca. E tricamente il suo amico Gancio fa di tutto per poterlo tirare su, e quindi inizia, va dal medico. Praticamente gli dice che come rimedio potrebbe essere quello di fare una crociera, e quindi lo accompagna a fare la crociera. Praticamente però che cosa succede? Che lo mandano subito indietro perché è talmente depresso che potrebbe influenzare negativamente gli altri passeggeri della crociera, e quindi niente da fare. Prova ad andare al cinema, lo accompagna un film comico divertentissimo, ma nulla da fare. Lo lascia, anzi, lo lascia lì. Ecco, c'è la scena che lui, in gancio, va con una sua ragazza. Lui torna e addirittura gli attori, talmente lui triste, che si mettono a piangere. Quindi, che cosa fanno? Comincia a portarlo a fargli provare delle emozioni e lo porta in montagna alla caccia di un puma, di un coguaro. Ma tricamente lui spara tardi, tricamente, sempre, è sempre meno, diciamo, disamorato, sempre più depresso, e tricamente Gancio comincia veramente a preoccuparsi. Quindi che cosa fa? Prova un altro metodo, un altro tipo di emozioni, e lo porta all'aeroporto per fargli saltare, cioè per farlo appunto lanciare con il paracadute. Ma lui niente, Pippo addirittura a terra rimane impassibile, e quindi lui comincia proprio ad aprimersi. Lo porta addirittura su un picco, praticamente per tentare una scalata, ma anche lì lui addirittura cade come se nulla fosse, come se nulla l'avesse toccato. E alla fine che cosa succede? Si ritrova in pratica al finale all'ospedale, e sveglia, ci sono pieno di ammaccature, ho dolori dappertutto, ma mi sento una gran voglia di alzarmi. Evviva, l'ho guarito! Ma in realtà lui, che cosa succede? Lui era rimasto, non perché era depresso, ma perché voleva avere una sua volontaria apatia. Anche a me capita, no? Sono quei momenti in cui uno deve resettarsi e non ha voglia proprio di fare niente, proprio di vegetare. E tricamente ha bisogno proprio di ricaricare le pile, come appunto un cellulare, uno smartphone, un tablet, capisco, che quando si ricarica, tricamente uno dovrebbe evitare proprio di lavorarci, perché in quel momento ha bisogno di ricaricarsi. Così voleva fare Pippo. E il finale è molto simpatico, perché tricamente lui, pensando appunto che Gancio di aver fatto un'opera buona, invece in realtà lui va a comprare Pippo degli articoli sportivi, delle mazze da baseball per lanciarle contro, perché tricamente dice: guarda, tu tutto questo tempo credevi di aver fatto bene, invece mi hai solo, tra virgolette, proprio dico, rotto le scatole. Una storia simpatica, ma soprattutto queste brevi storie, no? Adesso, ecco, mi è capitato questo, ho voluto riprendere, in cui appunto quando c'è Pippo io ho paperoga, cioè sono sempre contento di parlarvene. Ma proprio l'ho voluta proprio prendere perché in questo tema, no? Che molte volte l'apatia, diciamo, quello che la persona pensa: ah, questa persona è svogliata, una voglia. No, non è vero. Ci sono momenti in cui uno ha bisogno di staccarsi, cioè diciamo, anche perché molte volte lo stesso ozio, lo stesso non fare,
è un modo giusto nel senso del nostro comportamento, nel nostro modo di essere, perché altrimenti saremmo sempre sottoposti a, tra virgolette, come se fossimo una macchina a scarica elettrica e essere sempre in carica. Invece bisogna proprio staccare la spina e non essere nemmeno in stand-by, cioè come capita con la televisione che poi consuma, ma proprio chiuderla, staccarla. E queste brevi storie, appunto, qui bravo Carlo Candy e i disegni, poi qui ecco, se notiamo, c'era stata proprio negli ultimi Topolini un'evoluzione proprio anche del Giorgio Cavazzano, qui parliamo, siamo nel 69, quindi 54 anni fa ormai, e di Romano Scarpa. E la storia, appunto, ripeto, simpatica, è molto breve, se pensiamo sono quante pagine. 59, 83, diciamo sono meno di 20 pagine. Che però, appunto, se uno le va a vedere nel senso con uno spirito, non dico critico, ma di analisi, appunto, di questa che è la proprio l'apatia volontaria, no? Che poi molte volte apatia si confonde con la pigrizia, se pensiamo sempre anche alla parola accidia, no? Che forse è anche più grave, uno dei più 7 peccati capitali della stessa parola ozio, perché si confondono, è sempre visto come negativo. Chiaramente ci vuole, come dico sempre, un giusto equilibrio. E qui appunto Pippo ce lo fa capire. Va bene, niente, questa era una breve storia, ma cosa tutto, ecco, per dirvi che io sono rientrato, adesso devo aspettare, volevo prendere oggi l'Allboy, ma qui da me non, ancora non è uscito. Spero che ecco, esca lunedì e poi appunto dopo ve ne parlerò. Un caro saluto e vi auguro la buonanotte. Ciao a tutti.